Negli ultimi 12 mesi la temperatura media globale è di 0,76 gradi al di sopra della media 91-2020 e di 1,64 al di sopra della media preindustriale 1850-1900. Secondo quanto rileva il servizio europeo Copernicus, è sempre più probabile che questo sarà l'anno più caldo di sempre. Una serie simile di record di temperature globali mensili si è verificata in precedenza nel 2015-2016, durante l'ultimo forte evento del Niño. Il Pacifico equatoriale ha avuto temperature al di sotto della media, indicando uno sviluppo della Niña, ma le temperature dell'aria sull'oceano sono rimaste insolitamente alte in molti giorni. Aumenta anche la presenza di mucillagini nel Mar Adriatico e Tirreno. Si tratta di materiale organico particellare che forma uno strato gelatinoso sui fondali marini, ricoprendo tutte le specie che vivono a stretto contatto con il fondale. Questi microorganismi, sottolinea Greenpeace, sono dovuti al carico zootecnico derivante dagli allevamenti, molto presenti nella pianura padana. I medici avvertono, attenzione ai colpi di calore. Il colpo di calore è una condizione letale, potenzialmente può verificarsi quando siamo esposti ad una temperatura troppo alta associata a un elevato tasso di umidità.